Benvenuti al corso di recupero dati. Oggi tratteremo la clonazione di base di un hard disk. Connettiamo il disco di destinazione al personal computer, in questo caso un Barracuda 2 TB, e accendiamo il sistema Challenger OS. Con il sistema Challenger OS attivo, colleghiamo il drive sorgente, in questo caso un Western Digital Passport da 320 GB. Colleghiamo il drive alla porta USB. E lanciamo l'applicativo Rocket. Creiamo un nuovo task e selezioniamo Drive Cloning. Diamo un nome al nostro task e selezioniamo il drive sorgente. Selezioniamo il drive di destinazione, quindi il Seagate da 2 TB, e premiamo il tasto Play per far partire il processo di clonazione. Durante la clonazione, ogni settore del sorgente verrà trasferito nella periferica di destinazione. È possibile accedere direttamente al file system in modalità virtuale e nello stesso momento in cui leggiamo file e cartelle dal drive sorgente, gli stessi elementi verranno trasferiti in modo automatico sul disco di destinazione. Possiamo eseguire un controllo completo di cluster e elementi di file system, trasferendoli in modo completamente automatizzato sul target. Andiamo a verificare cosa è successo sul disco target, creando un nuovo task e andando ad aprire il Seagate da 2 TB. Il file system è stato trasferito in modo integrale a partire dal master boot record alla root del drive e anche ai file che abbiamo trattato precedentemente.